interpretare il discorso su questi principi di base della conduzione di cui stavamo parlando la settimana scorsa. Avevamo scritto la generica reazione di ossidazione del generico idrocarburo CH, è una reazione esotermica, significa una reazione che sviluppa calore, ovvero che questi prodotti, una volta formatisi, si troveranno a temperatura maggiore rispetto a quella dei reattori. Chiaramente la quantità di calore, come abbiamo detto più volte, che si sviluppa dipende sostanzialmente dalle caratteristiche del combustibile che abbiamo utilizzato. È un po' quello che noi chiamavamo energia potenziale chimica del combustibile, possiamo chiamarla così, si può chiamare calore di reazione, delta H di formazione. Ogni combustibile ha questa sua caratteristica intrinseca e che appunto viene sfruttata, come potete immaginare, laddove abbiamo necessità di produrre energia termica. Questa energia potenziale chimica del combustibile è arrivato il momento, visto che ne stiamo parlando, più volte appunto vi ho detto questa quantità di calore Q con 1 che noi introduciamo nei nostri impianti motori termici, lo possiamo vedere come il prodotto della massa di combustibile per questa energia potenziale chimica, che di solito per unità di massa evidentemente, che di solito indichiamo con la lettera H maiuscola. È arrivato il momento di precisare un po' meglio questa lettera H. Diciamo che tradizionalmente, occupandosi di combustione, gli addetti ai lavori hanno, svariati decine di anni fa, sono trovati ad affrontare un problema che nasce nel momento in cui il combustibile utilizzato non è un monocomponente, non è un unico componente, non so, metano puro, CH4, C3H8, propano puro, appunto, ma molto spesso nella pratica industriale i combustibili utilizzati sono delle miscele di più idrocarburi, a volte decine, dozzine di idrocarburi, alcuni dei quali presenti in percentuali, in frazioni molto modeste. È chiaro che conoscendo l'esatta composizione della miscela e l'energia potenziale chimica di ciascun componente, non è difficile fare il calcolo dell'energia potenziale chimica risultante della miscela, d'accordo? Basta moltiplicarli per le frazioni molari
le percentuali in massa, come preferite, dei vari componenti e farne la somma. Il problema sta all'origine, era rappresentato dal fatto che appunto la composizione esatta di alcune miscele utilizzate a scopi pratici, per esempio quella che noi chiamiamo benzina, abbiamo già accennato, giusto per farvi un esempio, ma ce ne potrebbero essere tanti di esempi del genere. La benzina è un nome commerciale che chiaramente non corrisponde a nessun idrocarburo così puro come può uscire dalla curva di distillazione del petrolio grigio. E infatti, se oggi è facile fare un'analisi accurata della composizione di una miscela di idrocarburi e stabilirne l'esatta composizione, si scopre appunto che, sempre per fare questo esempio, nella benzina sono contenuti una dozzina di idrocarburi differenti, alcuni presenti in minima percentuale. E dicevo, da un punto di vista pratico, non sempre è agevole condurre questo tipo di analisi, insomma, per sapere con precisione che cosa c'è dentro questa miscela, com'è composta la miscela. Allora, il problema è stato aggirato, il problema della determinazione dell'energia potenziale chimica, cioè, anziché andarcelo a calcolare, che ripeto, non è difficile fare un po' di moltiplicazioni, un po' di addizioni, il problema è conoscere l'esatta composizione della miscela, quindi le esatte frazioni molari dei vari costituenti la miscela. Cioè, il problema è stato aggirato, come spesso si fa nella pratica industriale, andando a misurare sperimentalmente. Cioè, a me non mi interessa sapere che cosa ci sta dentro questo combustibile all'interno di questa miscela variamente composta. Vado a misurare la quantità di calore che ottiene, per esempio raffreddando. Io ottengo questi prodotti, se li raffreddo per riportarli alla temperatura iniziale, la temperatura dei reagenti presa come riferimento, poi come sapete possiamo riferirci alla temperatura standard dei classici 293 Kelvin, qualche altra volta qualcuno fa riferimento ai 298 Kelvin, ma comunque siamo là. E quindi, diciamo, raffreddare fino a questa temperatura standard e andare a misurare la quantità di calore che si ottiene durante questo raffreddamento, quanto calore bisogna sottrarre per riportare alla temperatura iniziale i prodotti. Ok? E questo modo di procedere, quindi questa quantità che io continuo a chiamare energia potenziale chimica, nel gergo della combustione, di chi si occupa di combustione, si chiama in realtà, appunto indicato con la lettera H, si chiama potere calorifico di un combustibile, che, ripeto, misura esattamente questa grandezza. E se la misura è effettuata correttamente, è chiaro che se io prendo un monocombustibile, un CH4 puro, è chiaro che il potere calorifico che vado a misurare sperimentalmente e il delta H di formazione, l'energia potenziale chimica che leggo nelle tabelle che caratterizzano quel combustibile, devono coincidere alla fine, numericamente devono essere lo stesso valore. Ok, potere calorifico. Qui poi bisogna fare una distinzione, nel senso che se, come dicevo prima, questi
prodotti della combustione vengono raffreddati fino alla temperatura di riferimento, e vedete che nei prodotti della combustione compare H2O, tipicamente in fase vapore quando si forma, raffreddandolo condensa. Quindi rende disponibile, diciamo, anche il calore di condensazione, il calore latente di vaporizzazione di questo vapore. Il risultato, appunto, è una quantità di energia termica che prende il nome di, appunto, potere calorifico, poi con un pedice S, potere calorifico superiore di un combustibile, superiore proprio perché utilizza anche, contiene, scusate, non utilizza, anche, ha sfruttato, diciamo, anche il calore latente di vaporizzazione del vapor d'acqua. Se, come nella maggior parte delle applicazioni pratiche, anche per questioni ambientali, per evitare la condensazione che porterebbe alla produzione di acidi che si formerebbero durante la condensazione, questi gas vengono utilizzati fino a temperature superiori a quelle di condensazione, a quella pressione del vapor d'acqua. Il potere calorifico, che appunto di solito contraddistingue, se prendete una tabella, andate a leggere, non so, per il metano trovate tipicamente circa 50 megajoule a chilogrammo, quello è il potere calorifico cosiddetto inferiore del metano, appunto perché è la differenza fra quello superiore e il calore latente di vaporizzazione alla pressione indicata, tipicamente la pressione atmosferica. Quindi sì, quindi è più piccolo per questa quantità, ed è però un po' più realistico perché raramente si tiene conto della condensazione del vapore d'acqua. Questo appunto era una prima precisazione, e tanto per fare chiarezza, appunto, questo simbolo H che io ho cominciato a introdurre, diciamo che nel 90% dei casi, nelle applicazioni pratiche in cui si ha a che fare con la combustione di un combustibile, voi troverete rimbalzato questo simbolo, il potere calorifico inferiore del combustibile, il cui significato è quello che abbiamo appena visto. Benissimo, andiamo avanti. Un'altra cosa da tenere presente è che, diciamo, ci sono diverse modalità. Questa è la chimica della reazione che abbiamo scritto alla lavagna. Come dicevamo, poi bisogna vedere fisicamente come si fa a far avvenire la reazione, fisicamente dove, in che luogo, con che condizioni al contorno si svolge una reazione del genere. È chiaro che ci sono numerose possibilità, diciamo, e una prima distinzione fra due classiche alternative è una distinzione che si fa in base a dove avviene il contatto, l'incontro fra il combustibile e il comburente, cioè tipicamente l'aria, ovvero se questi due reagenti si incontrano e si miscelano prima
di iniziare, di dare il via in qualche modo alla reazione di combustione, oppure se si incontrano direttamente nella sede dove dovrà avvenire la reazione. Mi spiego. È possibile, per esempio, se io ho una situazione di questo genere, questa è la mia camera di combustione, è possibile per esempio che io abbia una, se questo è il flusso d'aria, poi vado a introdurre il combustibile, in qualche modo adesso non ci interessa chiaramente la tecnologia con la quale viene distribuito, introdotto, spruzzato, come volete, il combustibile in seno alla corrente d'aria, che quindi diciamo hanno l'opportunità di premiscelarsi. Qui a questo punto si forma una miscela di aria e combustibile, in fase combustibile o liquida o gassosa, chiaramente, e si va a distribuire all'interno di questa camera di combustione, ok? E poi tipicamente, quindi, se sono nel giusto rapporto, ne abbiamo parlato la volta scorsa, se hanno un rapporto fra le loro masse, la massa d'aria sulla massa di combustibile, e ricade all'interno di uno di quei valori possibili di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ci sono quindi i presupposti per che parta la reazione. Chiaramente la reazione solita molecola del propano, per fare un esempio, chiaramente diciamo ci vogliono gli ingredienti per avere una reazione chimica, qualunque reazione, sono sicuramente i due reagenti, ma ancora una volta vi trovate una frase che già in queste prime settimane mi avete sentito ripetere numerose volte: in campo energetico nulla avviene spontaneamente, gratuitamente. Che cosa voglio dire? Per reagire, diciamo, vediamola grossolanamente, molto grossolanamente, ma come sapete già, chiaramente reagire significa che una molecola, per esempio la molecola del combustibile, deve a un certo punto, che è una molecola compatta fatta da tanti legami atomi C, atomi H, a un certo punto questa molecola deve vedere, cominciare a rompere questi legami per andare a formarne altri, per esempio appunto passare, come sapete, allo stato ionico CH+, per esempio, per andare a allegarsi con la molecola dell'ossigeno a sua volta già passata anch'essa allo stato ionico o meno meno, no? Ricordando questa qua, senza entrare adesso in dettagli di chimica, è chiaro che quindi ci vuole un cambiamento, un passaggio. Ricordate questa cosa, vi ho detto all'inizio, proprio al nostro primo incontro, ogni cambiamento, ogni passaggio da una condizione ad un'altra in campo energetico significa, implica una trasformazione energetica, una richiesta di energia, per esempio. Cioè per effettuare questa operazione chiaramente e c'è bisogno di un input di energia, di una spesa energetica, quella che si chiama energia di attivazione, ok? Per qualunque reazione chimica, cioè se, quindi quest'aula c'è ossigeno in quantità legato all'azoto dell'aria, e se noi adesso prendiamo una bombola di idrogeno e la apriamo, facciamo uscire questo idrogeno, stando attenti a non accendere un fiammifero, va bene, ma dico, se noi facciamo diffondere l'idrogeno in questa stanza, non è che viene a piovere,
perché si combina con l'ossigeno per formare acqua, così. Non bisogna più, perché finché noi non forniamo questa energia di attivazione, i reagenti, anche se stanno nel giusto rapporto di massa, non danno luogo, non danno vita alla reazione di cui stiamo parlando. Quindi è chiaro che in qualche modo occorre fornire questa energia di attivazione, un po' quando voi fate scoccare la scintilla sull'accendino, sull'accendigas per accendere il fornello a casa, per esempio. Quindi fornite in qualche modo, che adesso ci guardiamo bene dall'andare a specificare, però in qualche modo fornite da qualche parte questa energia di attivazione a questi reagenti che si erano premiscelati, e quindi quello che succede è che la combustione si avvia proprio nel punto in cui voi avete fornito questa energia di attivazione, e poi rapidamente ma con una certa gradualità si propaga, come si suol dire, a tutta la miscela aria combustibile che si era formata durante appunto la fase di premiscelazione. E questa appunto è una modalità che si chiama appunto combustione in fase premiscelata, o sinteticamente direttamente combustione fiamma premiscelata, insomma combustione premiscelata, dove appunto questo termine indica proprio questa modalità. In alternativa si può anche fare diversamente, cioè appunto si sposta questo, qua chiaramente usciranno i gas e i prodotti. In alternativa si può appunto fare anche diversamente, ovvero introdurre, sempre con qualche tecnica che non è il caso di andare a guardare in questo momento, però si può introdurre il combustibile in fase gassosa, ancora una volta, ma il più delle volte nelle applicazioni pratiche viene introdotto in fase liquida, direttamente all'interno della camera di combustione, cioè quella che rappresenta la nostra sede della reazione chimica. E qui quindi che cosa accade? Accade che questo combustibile che viene, diciamo, facciamo finta in fase liquida, viene spruzzato proprio come immaginate lo spray di una bomboletta di deodorante, di profumo, quello che volete, insomma, viene effettivamente spruzzato sotto forma di piccole goccioline che vanno a riempire, diciamo, il volume a disposizione. Chiaramente dovranno effettuare qualche passaggio in più rispetto al caso della fiamma premiscelata, perché queste gocce dovranno prima di tutto appunto andare a diffondere, si dice così, all'interno della massa d'aria presente in camera di combustione, e poi dovranno evaporare. Chiaramente non è che possono bruciare quando sono in fase liquida, quindi sicuramente dovranno evaporare, quindi ci sarà bisogno in questo caso l'energia di attivazione, oltre a quella per ottenere, ci sarà bisogno anche di energia per favorire l'evaporazione delle gocce di combustibile liquido introdotto. E una volta che queste gocce passate in stato vapore sono circondate dalla giusta quantità d'aria, perché non ci dimentichiamo, stiamo parlando di tante cose, però non ci dimentichiamo che dobbiamo sempre rispettare un certo rapporto massa d'aria su massa di combustibile, quello che abbiamo
chiamato rapporto di miscela, indicato dalla lettera greca alfa. Quindi se il vapore di combustibile così formato entra in contatto con la giusta quantità d'aria e riceve in qualche modo, per esempio dall'aria stessa, riceve l'energia di attivazione della reazione, parte questa, questa reazione. Questa ha appunto una modalità diversa dalla prima, la potremmo chiamare diffusiva, combustione diffusiva, proprio perché prevede la diffusione del combustibile sia in fase liquida sia in fase vapore all'interno della massa d'aria già presente nella camera di combustione, e si presenta con modalità un po' diverse perché appunto insomma teoricamente potrebbe anche capitare che queste goccioline passate in fase vapore ricevano praticamente contemporaneamente questa energia di attivazione dall'aria già presente, energia di attivazione in quanto l'aria è magari in qualche modo è stata portata ad elevata temperatura, e ricevendo questa energia di attivazione potrebbero, possiamo immaginare che prendano fuoco quasi contemporaneamente tutte quante, quindi è una combustione un po' diversa dalla prima. La prima abbiamo detto che iniziava in un punto e poi si propagava rapidamente, ma con una certa gradualità, nel senso che una fiamma premiscelata di questo genere sarà veloce, ma se noi vediamo questa fiamma che si forma qui dove sta la lavagna e qualcuno sta in fondo a quest'aula, fa anche in tempo a scappare prima che la raggiunga, perché per quanto veloce avrà una velocità dell'ordine dei metri al secondo, una decina di metri al secondo, una cosa di questo genere. Quindi diciamo, per compiere questi 15 metri d'aula qualche secondo impiegherà. Viceversa, quell'altra modalità è tipica di una combustione un po' più esplosiva, si può definire in questi termini, dove appunto il combustibile presente in camera prende fuoco quasi tutto contemporaneamente. È una modalità diversa che appunto abbiamo definito combustione diffusiva. Ok? Perché questa distinzione? Perché noi ci eravamo interrotti la settimana scorsa parlando appunto di alcuni problemi tipici derivanti dall'impiego, insomma in tutti quei casi in cui per produrre energia termica facciamo ricorso ad una reazione di questo genere. Okay. In che senso? Nel senso che quella che abbiamo scritto alla lavagna, più volte l'ho detto, è il risultato finale di una catena di reazioni, cioè una serie di reazioni in catena che portano a trasformare via via progressivamente la molecola dell'idrocarburo di partenza in quei prodotti, ma chiaramente questa trasformazione non avviene in un unico passo, ma avviene con una serie di centinaia di passi intermedi. Questa circostanza comporta appunto il problema che, andandoci a confrontare, come dicevamo, con le condizioni fisiche di quella serie di reazioni, quella circonferenza che chiamiamo CC, camera di combustione, al cui interno deve avvenire questa reazione, e chiaramente queste camere saranno diverse a seconda dell'impianto di cui stiamo parlando, quello che può capitare appunto è che questo processo ideale che abbiamo scritto alla lavagna in realtà finisca per presentare anche un certo livello di incompletezza, nel senso che non completamente, non soltanto
CO2, troveremo tra i prodotti CO2, H2O e l'azoto, che chiaramente non ha partecipato alla reazione, perché appunto possono formarsi sostanze cosiddette sottoprodotti della reazione di combustione, e alcune delle quali insomma sono nocivi o per l'ambiente o soprattutto per la salute umana, e quindi per questo sono etichettati come inquinanti, e normalmente sono regolamentati da normative di legge che variano chiaramente da paese a paese, variano a seconda se questa reazione sta avvenendo, come dicevo, nella caldaietta a gas per produrre l'energia termica in un impianto di riscaldamento domestico, oppure questa reazione può avvenire nella camera di combustione del motore di un aereo, di una turbina a gas a circuito aperto, che costituisce, come abbiamo detto più volte, il cuore del propulsore di tutti gli aerei oggi in circolazione, oppure il motore di una nave, il motore di una motocicletta, di un camion, quello che volete, e quindi chiaramente a seconda dell'applicazione, oppure appunto, dimenticavo, all'interno di una grande centrale termoelettrica, e chiaramente a seconda dell'applicazione troverete normative di legge differenti, ma sicuramente differenti sì, ma comunque sempre presenti, nel senso che ci saranno delle normative che regolamentano, che dicono attenzione, queste sostanze pericolose per la salute non possono superare certe soglie di tolleranza. Okay? E andiamo a vedere un attimo, sempre senza entrare troppo nei dettagli, ma andiamo a fare una panoramica su quali possono essere questi cosiddetti sottoprodotti e che vengono tipicamente etichettati come inquinanti, e quindi per questo motivo regolamentati da leggi. Allora, stavamo già vedendo la settimana scorsa, adesso completiamo il quadro, che in quella catena di cui vi parlavo, di trasformazioni successive che portano a trasformare la molecola dell'idrocarburo alla fine in CO2 e H2O, ecco, perciò proprio lungo questa catena, proprio il passaggio al CO2 è uno degli ultimi passi della catena, perché chiaramente prima del CO2 si va a formare il CO, il monossido di carbonio, che poi verrà ossidato secondo dei meccanismi diversi, non soltanto più un mezzo O2, anche reagendo con gruppi ossidrici OH che si sono formati, come vi dicevo, all'interno di quella catena, però non ci interessa in questo momento precisare questo. Quello che ci interessa è che sicuramente uno degli ultimi passi di quella catena è trasformare, non scriviamo neanche come, ma diciamo ossidare, sostanzialmente ossidare il monossido di carbonio a biossido di carbonio, o anidride carbonica, come pensa il CO2. Okay? E stavamo concludendo la settimana scorsa che appunto, facendo i conti con la realtà fisica dell'elemento, dell'impianto all'interno del quale deve avvenire questa reazione, può capitare che appunto
ossidare significa, ripeto, con meccanismi diversi, ma sicuramente significa che qui bisognerà incontrare ossigeno per poter dare luogo a quest'altra molecola. Su questo non ci piove. Può capitare che in questo passaggio appunto, si possano creare delle, localmente, temporaneamente, delle situazioni dove l'ossigeno necessario per quest'ultimo passaggio non sia disponibile in quell'istante, in quella zona precisa della camera di combustione, e quindi questa ossidazione del monossido a biossido potrebbe non avvenire. Poi, come facevo l'esempio l'altra volta, è chiaro, se io li lasciassi 10 minuti, un quarto d'ora a reagire ben agitandoli eccetera, questo prima o poi alle temperature giuste eccetera, prima o poi questa ultima trasformazione avverrebbe. Come vi dicevo, immaginate facilmente che nella realtà pratica dei sistemi di produzione dell'energia in realtà bisogna fare i conti col fatto che magari c'è a disposizione un tempo brevissimo per queste reazioni, che vuol dire che magari in un secondo momento cambiano le condizioni al contorno, cambiano le pressioni, le temperature. Come sapete, in una qualsiasi reazione, non l'abbiamo detto, ma diciamo, l'equilibrio della reazione si sposta da sinistra verso destra con una certa velocità e dipende in maniera molto forte, dipende dalla temperatura a cui avviene. Se per esempio nel mio sistema fisico cambia questa temperatura, può capitare che anziché avere una reazione che va da sinistra verso destra, cioè dal CO a formare CO2, potrei anche avere una reazione inversa, cosiddetta di dissociazione della CO2, che dal CO2 vada a formare CO più O. Okay? E quindi diciamo sono molte, ripeto, non voglio annoiare con aspetti, troppi aspetti squisitamente chimici, però diciamo in generale il concetto su cui voglio la vostra attenzione è che, ripeto, questa reazione avviene se ci sono tutte le condizioni al contorno ideali per farla avvenire. Nella pratica industriale vedrete che è difficile realizzare esattamente, se non impossibile, queste condizioni ideali, perché appunto vengono a cambiare in qualche modo le condizioni al contorno, e quindi quello che abbiamo scritto qui alla lavagna non ha materialmente l'opportunità di accadere. Okay? Quindi diciamo, una cosa tipica che può accadere è una momentanea o locale carenza di ossigeno. L'ossigeno chiaramente è l'ingrediente principe della nostra reazione. Se per svariati motivi, come stavo dicendo prima, abbiamo una carenza momentanea, locale, come volete, di ossigeno, e il risultato è che avremo realizzato un'ossidazione parziale del mio idrocarburo, il che significa che appunto nei prodotti della reazione io non mi troverò tutte le parti di CO2 che avevo immaginato, ma me ne trovo qualcuna in meno, però accompagnata invece da qualche parte di questo prodotto di ossidazione parziale che è il CO, il monossido di carbonio. Okay? E quindi possiamo appuntarlo qui, il monossido di carbonio, come uno dei di questi
inquinanti gassosi che, come vedremo, facciamo prima l'elenco e poi commentiamo tutti, come dicevo, sicuramente regolamentato dalla legge. Qualcosa di analogo come principio, anche se poi tecnicamente ci saranno un po' di differenze, qualcosa di analogo può accadere anche in questo fenomeno di cui vi parlavo, di trasformazione progressiva della molecola dell'idrocarburo di partenza, che appunto va a trasformarsi in alcune centinaia di composti intermedi, i quali hanno una vita molto breve e poi alla fine appunto daranno luogo a questi prodotti. Sempre nella stessa ottica di cui parlavamo prima, cioè che nella realtà fisica dell'impianto di cui deve avvenire questa reazione, così come abbiamo visto ci potrebbero essere delle momentanee carenze di ossigeno, altrettanto può capitare che questo continuo trasformarsi della molecola in queste centinaia di composti intermedi a un certo punto si interrompe, perché per esempio è venuta a mancare, come dicevo, l'energia necessaria a rompere certi legami, o ancora una volta è venuto a mancare uno degli ingredienti principali della nostra reazione, ovvero ancora una volta una momentanea o locale carenza di ossigeno. E questo può portare, oltre al discorso che abbiamo visto prima, che riguarda, come vi dicevo, gli ultimi passi di quella catena, ma può riguardare, se questo accade in un certo istante intermedio in questa catena di trasformazione, potrebbe succedere che appunto che la molecola di partenza, per esempio, si è rotta qui, ok? Si è formato questo composto intermedio che, quando tutto va bene, dopo pochissimi istanti si trasforma ulteriormente, poi si trasforma ulteriormente, eccetera. E facciamo invece, consideriamo che a un certo punto è successo qualche cosa di inatteso e chiaramente di indesiderato, che ha troncato, ha detto ok, qui si è rotta la catena in questo modo, però non c'è la possibilità di progredire in questa sequenza di trasformazione. Quello che è successo, si è formato questo strano C2H3 e ok, basta, è scaduto il tempo, tenete presente questa cosa, è scaduto il tempo, nel senso che nel 99,9% dei casi il tempo a disposizione per questa reazione è una variabile cruciale, nel senso che gli impianti poi reali all'interno dei quali la reazione deve avvenire hanno delle modalità tali per le quali il tempo di questa reazione non può essere grande a piacere, e quindi questo significa che, in base sempre a questa logica che mi sto inventando così per darvi una rappresentazione un po' colorata di quello che può succedere, questo significa che appunto se questa catena si trasforma, si blocca, si interrompe ad un certo punto, io dall'idrocarburo di partenza formerò dei composti sempre CH, cioè sempre carbonio più o meno idrogenato, ma che potrebbe essere, io a casaccio ho fatto questa rottura così, potrebbe essere di questo tipo, C2H3, potrebbe essere C3H1, CH3OH per esempio, insomma ne potrebbero venire fuori una infinità, e diciamo tutti con questa caratteristica, cioè tutti
composti caratterizzati dalla presenza di molecole CH, composte da atomi C e atomi H, quindi sostanzialmente ancora idrocarburi, idrocarburi che non sono riusciti a completare la loro catena di trasformazione. Di fatto, quello che nei casi reali che si nota è proprio questo, che ancora una volta, accanto ai prodotti classici che abbiamo scritto qui alla lavagna, è possibile trovare anche svariate molecole di idrocarburi ancora diversi, che appunto, siccome il fenomeno è abbastanza casuale, non è che se ne trova di un sol tipo, se ne troveranno di N tipi, perché appunto in un istante la reazione si è interrotta in un punto, nell'istante successivo si è interrotta in un altro momento. Questo significa che se io vado ad analizzare con degli strumenti di cui oggi disponiamo il contenuto di questi prodotti della combustione, troveremo delle tracce, chiamiamole tracce, di ancora idrocarburi che saranno diversi, sicuramente saranno diversi da quello di partenza, perché chiaramente quello di partenza ha sempre iniziato a un certo processo di trasformazione, ma comunque ancora caratterizzati dalla presenza di atomi C e atomi H, e quindi quelli che chiamiamo ancora idrocarburi. E quindi è questa miscela di N idrocarburi, di solito la legge, salvo casi particolari, non sta a dire vogliamo sapere quali sono questi idrocarburi, ma semplicemente li etichetta tutti quanti appunto con il simbolo HC, a volte con una T qua davanti, che sta a dire total. Insomma, quello che ci interessa è che purtroppo alla, ripeto, altro elemento indesiderato, altro sottoprodotto, è costituito dalla presenza di svariati, di una miscela di N idrocarburi diversi, e ancora una volta la legge tipicamente limita la soglia tollerabile per questa categoria di inquinanti, dicendo: guarda, non mi interessa, di solito c'è qualche eccezione in cui bisogna andare nello specifico, ma per il momento trascuriamo questo aspetto. Di solito la legge prescrive che il totale di questi svariati, differenti idrocarburi che si sono formati a causa, diciamo, della non completa trasformazione della molecola di partenza, la legge normalmente prevede che il totale di questi non debba superare una certa soglia. Appunto, questo è il monossido di carbonio, il secondo, quindi inquinante regolamentato, rappresentato da questi che si chiamano idrocarburi incombusti, proprio perché sono ancora in grado eventualmente di bruciare e non ci sono riusciti. Ok? Fanno qualche altro passo avanti. E poi, purtroppo, sempre guardando la reazione, c'è ancora un terzo elemento indesiderato, che questa volta però risponde ad una logica diversa rispetto a questi primi. Questi primi due sono il segnale, come dicevamo prima, di qualcosa che è andato storto, qualcosa che non ha funzionato, una carenza di ossigeno, dicevamo, è uno dei principali responsabili di questo qualcosa che non ha funzionato. Però purtroppo si verifica ancora un altro tipo di inconveniente, anche se appunto questa reazione procedesse per il meglio. Una cosa che spesso accade è che la molecola di aria, dicevo che la molecola d'aria
nostro, diciamo, componente essenziale, indispensabile per la nostra vita, è la molecola d'aria, appunto, è quella che noi conosciamo, una molecola stabile dove l'ossigeno è in fase molecolare O2, l'azoto in fase molecolare N2 e noi la utilizziamo alla grande, come ben sapete. Purtroppo questa molecola, chiaramente la natura non poteva immaginare che qualcuno la portasse a reagire, a usare come reagente economico e facilmente reperibile per far reagire un idrocarburo e quindi portarlo a temperature molto elevate. Perché? Perché le molecole di ossigeno e di azoto che compongono l'aria sono belle tranquille e stabili alle temperature tipiche dell'ambiente, ma a partire oltre, superando i 1.300-1.200 gradi centigradi, intorno ai anche qualcosa, diciamo oltre i 1.000 centigradi, quindi oltre i 1.200-1.300 Kelvin, la molecola d'aria, i due componenti della molecola dell'aria, cioè l'ossigeno e l'azoto, fanno una cosa strana, cioè a quelle temperature passano allo stato anch'esso ionico, cioè la molecola stabile di O2 passa, diventa, si trasforma, passa allo stato eccitato cosiddetto di ioni O-, e l'azoto molecolare passa alla forma ionica N+. Questo se portate a temperature superiori ad una certa soglia. Ok? E questo indipendentemente dal problema reazione di combustione. Io se li riscaldassi anche all'interno di un forno, per esempio, senza fare partecipare alla reazione di combustione, prendessi una molecola d'aria e la portassi a 1.000+ gradi centigradi, si verificherebbe questo passaggio. Il che significa, come sapete, che questo può dar vita alla formazione, cioè questi si possono legare fra di loro secondo dei meccanismi oggi abbastanza accertati, ma piuttosto lunghi, che mi guardo bene dal proporvi. Comunque il meccanismo di reazione oggi, questo ve lo posso dire, è noto, è ben noto, non ci sono più dubbi, però ci sono appunto dei meccanismi che fanno in modo tale che questi ioni O- e N+ diano vita a molecole di ossidi tipo NO o tipo NO2, ok? Dei cosiddetti ossidi d'azoto. Nella pratica quello che succede è appunto che la variazione di questo genere, quando inevitabilmente, qualunque sia la modalità della reazione, inevitabilmente io supero, durante lo svolgimento della reazione, supero questa temperatura di soglia di formazione di questi ossidi, si formano questi ossidi e il risultato, come al solito, se vado a fare un'analisi accurata dei gas di scarico, è appunto la formazione di una miscela di entrambi questi ossidi. Per la maggior parte, oltre il 95% di solito è costituito da monossido d'azoto, NO, e una parte più piccola, fortunatamente, poi vedremo perché, è pochi punti percentuali all'interno di questa miscela, è costituita dal biossido di azoto, NO1. Ancora una volta la legge non si preoccupa, intanto gli effetti sono sull'ambiente e sono gli stessi, quindi la legge non si preoccupa di regolamentare i due
ossidi che si sono, che si vanno a formare, ma il loro complesso. E proprio per non stare a distinguere se si parla di monossido o di biossido, la legge dice che la somma di questi due li chiama NOx, dove appunto x è un numero che oscilla fra 1 e 2 e sta appunto a indicare che complessivamente la somma dell'NO e dell'NO2, qualunque siano le loro percentuali, la loro somma non deve superare una certa soglia. Quindi questi NOx, ossidi d'azoto, genericamente, sono il terzo dei componenti. Questi tre sono tutti gassosi, sono tutti in fase gas, e quindi questi sono i tipici, i più tipici oggi inquinanti gassosi regolamentati da apposite leggi. Come vi dicevo, ci guarderemo bene ad andare a guardare in questa sede queste leggi, che pure sarebbe interessante perché aprono, consentono varie interpretazioni, vari commenti su come rispondere poi alle normative di legge, però chiaramente, come dicevo prima, è la giungla di normative a seconda del, dell'impianto termico al quale si deve, si devono applicare. Ok, inquinati gassosi. I principali, insomma, sono quelli. In teoria ce ne sarebbe ancora un altro, ma per fortuna oggi è quasi scomparso. Un altro che rapidamente vi accenno questa cosa, poi facciamo una piccola pausa. Da dove verrebbe fuori? Verrebbe fuori, anche inquinante, potrebbe venire fuori, dalla circostanza che se il combustibile utilizzato è un combustibile appunto non naturale, nel senso non ricavato così naturalmente dalla natura, che la mette a disposizione, come potrebbe essere il metano, appunto, il cosiddetto gas naturale, si chiama così perché viene fuori dai giacimenti e non c'è bisogno di produrlo. Come sapete, tutti gli altri di cui abbiamo parlato tipicamente sono il risultato di un'operazione di distillazione che si effettua sul petrolio, sul greggio, e quindi diciamo sono il risultato di questa distillazione in raffineria. Come forse sapete, il petrolio greggio è qualcosa costituito da una base di idrocarburi di questo genere, però porta con sé altre sostanze indesiderate. Prima fra tutte, e dipende appunto dalla qualità del petrolio, non so se avete mai letto questa cosa, cioè dipende da se il pozzo di petrolio si trova in Arabia, in Sud America, in Russia o negli Stati Uniti, nel Mar del Nord, eccetera, cambia un po' la qualità, perché per qualità si intende la percentuale di zolfo che si può accompagnare alla struttura degli idrocarburi che costituiscono il greggio. Se è presente poi a fine, questo teoricamente nel processo di distillazione in raffineria potrebbe e dovrebbe essere allontanato. Tipicamente nelle benzine che noi adoperiamo comunemente, andiamo di fronte al benzinaio, ci compriamo una lattina di benzina, lo zolfo praticamente è inesistente. Perché? Perché durante la curva di distillazione in raffineria, dove è arrivato il petrolio greggio, sono stati separati i vari N idrocarburi di cui vi ho detto che vanno a comporre quella miscela che si chiama benzina, e le tracce di zolfo presente vengono, con una tecnica di raffineria, vengono separate dal resto, vengono allontanate,
e quindi all'utente, noi che andiamo a comprare la tanica, non troviamo tracce di zolfo. Però questo non avviene sempre, non per tutti i combustibili, ci sono alcuni che per motivi economici, per costare, quindi chiaramente il processo di allontanamento dello zolfo ha un costo. Quindi per mantenere basso il costo del combustibile che poi dovrà essere venduto, a volte il risultato è che delle tracce non proprio trascurabili di zolfo siano ancora presenti nel combustibile che noi andiamo a utilizzare. Per esempio, alcuni di questi sono le cosiddette nafte pesanti. Nel gasolio per autotrazione ancora c'è qualche traccia. Per fortuna io parlo volutamente, adopero la parola tracce, però non è completamente scomparso. Non so se ve ne siete accorti, però molti benzinai propongono due tipi di gasolio, chiaramente con due prezzi diversi, gli danno dei nomi commerciali, ognuno lo chiama come gli va, uno lo chiama eco diesel, un altro lo chiama blue diesel, vabbè, sono dei nomi di fantasia che si inventa, però la sostanza è che quello più costoso praticamente non contiene zolfo, è quasi privo di zolfo. Ciò detto, diciamo, è chiaro che se il combustibile di partenza, quindi il nostro idrocarburo, si porta dietro una percentuale di zolfo non proprio trascurabile, è chiaro che tra gli inquinanti troveremmo anche degli ossidi di questo zolfo, troveremmo SO2 ed SO3. Ok? Diciamo che io non ve ne ho parlato prima e non me ne parlerò più, insomma ve l'ho citato, ma poi non ci torniamo più sopra, perché fortunatamente, diciamo, nella maggior parte delle applicazioni, soprattutto in campo trasporti, i combustibili hanno praticamente risolto in partenza il problema, cioè non c'è stato bisogno di una legge che dice guarda, non devi produrre più di tanto SO2 o più di tanto SO3, perché il problema è stato semplicemente risolto all'origine, cioè la legge ha detto guarda, se questo combustibile lo devi adoperare nei mezzi di trasporto, tu non lo puoi mettere sul mercato, non lo puoi vendere a meno che il contenuto di zolfo non sia praticamente trascurabile. Quindi per questo motivo, diciamo, il problema in alcuni campi, quelli più importanti, viene risolto in questo modo all'origine. Come vi dicevo, non troverete, per esempio in campo autotrazione, non troverete delle normative di legge che vi dicono che non bisogna superare certe soglie. Questo non è tanto vero appunto nelle grandi centrali termoelettriche, dove appunto bisogna, siccome lo zolfo adoperato, il combustibile adoperato in alcuni casi non è completamente esente da zolfo, allora c'è bisogno di una normativa che ne regolamenti la emissione dei relativi ossidi. In molti altri campi appunto il problema viene risolto all'origine e quindi gli inquinanti gassosi che dei quali si occupa la legge tipicamente sono questi tre.